pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci a una nuova tappa nel mondo della musica, in particolare italiana, e ancor più nel dettaglio femminile, perché la nostra protagonista di oggi è una interprete. Particolare perché in realtà il suo esordio non lo ha fatto in italiano bensì in inglese, e forse avrete capito che ci stiamo riferendo a Spagna, Ivana Spagna, che nel 1995 ha pubblicato un album e un singolo dal titolo Siamo in due. È stato esattamente il primo disco in lingua italiana della cantante, uscito subito dopo la partecipazione di Spagna al Festival di Sanremo di quell'anno, dove all'Ariston lei aveva cantato Gente come noi. In quel caso aveva ottenuto la terza posizione, ma nell'album c'era anche il singolo Siamo in due, appunto. Va comunque ricordato anche che la promozione del disco terminò solo nel periodo natalizio del 95, quando uscì il brano Un Natale che non finirà. Invece, sempre nel disco, era inclusa anche la canzone Il cerchio della vita, incisa per la colonna sonora italiana del film Il Re Leone. È il brano che l'anno precedente aveva segnato la prima interpretazione in lingua italiana di Ivana Spagna, dopo la lunga serie di successi in inglese. E sempre restando al disco, ottenne un ampio successo, arrivando a vendere più di 350.000 copie e diventando uno degli album tra le artiste femminili più venduto dell'anno in Italia. Assicurò anche Ivana Spagna un grande successo come interprete proprio nella sua lingua originaria. Ebbene, 25 anni dopo la pubblicazione di Siamo in due, ecco che Spagna ne aveva parlato così. È un disco che amo molto, ancora oggi, riascoltandolo lo trovo estremamente calibrato e giusto. Lo abbiamo realizzato in pochissimo tempo, forse un mese, perché Pippo Baudo mi voleva a Sanremo nel 95 e noi non avevamo un disco pronto da pubblicare per l'occasione, quindi abbiamo fatto tutto molto velocemente tra Milano e Reggio Emilia. Da qualche anno fa ad oggi, ecco che Spagna è tornata in tour e lo ha fatto da aprile scorso, dopo il festival Una Voce per San Marino, dove ha presentato tra l'altro un nuovo singolo, Seriously in Love. Un tour europeo, quello di Spagna, per tutta l'estate, partito dalla Francia per poi toccare anche altre nazioni, e tra queste Malta, la Spagna, la Norvegia e la Romania. L'artista dunque è tornata nel vecchio continente, ma è tornata anche a cantare in inglese, e tra l'altro alla realizzazione del brano Seriously in Love ha partecipato anche Larry Pignagnoli, che aveva già collaborato alle storiche hit di Ivana Spagna. Nelle ultime settimane poi era uscito anche il remix Clap Your Hand a cura di Kunks, un DJ francese classe 1996, già autore di diversi brani di successo come per esempio I Feel So Bad, More Mess, Disco Night e altri. Per questo nuovo remix ha deciso di riproporre un pezzo del quale la melodia e il testo sono stati scritti proprio da Ivana Spagna insieme ad Alfredo Pignagnoli e a Ottavio Baciocchi. E così è giunto anche il momento dei saluti per noi, che come sempre però sono in musica, che ci riportano nuovamente al 1995, ovviamente alla canzone Siamo in due.